Ci servirà un uncinetto numero 3, un ago da lana, un anellino portachiavi, delle forbici e della lana del colore che volete. Bene, iniziamo e quindi andremo a fare 6 maglie basse all'interno dell'anello magico. Adesso nel prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro adesso andremo a fare 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 15 maglie basse. Terminato il giro adesso, nel prossimo andremo a lavorare le maglie come si presentano. Bene, andiamo a prendere uno dei due pezzi e con lo stesso filato andiamo a fare una maglia bassa in una maglia bassa qualsiasi. Adesso andiamo a fare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, nella prossima andremo a fare una diminuzione. Fatta la diminuzione, adesso andremo a prendere l'altro pezzo e ci attacchiamo facendo una diminuzione. Fatta la diminuzione, adesso andremo a lavorare 11 maglie basse. Fatte le 11 maglie basse, anche qui andremo a fare una diminuzione. Fatta la diminuzione su questo lato, adesso ci sposteremo sulla seconda lavorazione e andremo a fare una diminuzione. Adesso semplicemente arriviamo alla fine del giro, qui, lavorando le maglie come si presentano. Bene, adesso nel prossimo giro incominciamo e facciamo 7 maglie basse. Se volete qui potete mettere un marcapunti. Fatte le 7 maglie basse, in questo punto andremo a fare una diminuzione. Fatta la diminuzione, adesso andremo a lavorare 11 maglie basse. Dopodiché a questo punto qui andremo a fare un altro aumento. Adesso lavoriamo le restanti 4 maglie basse normalmente. Bene, a questo punto sul nostro lavoro avremo 24 maglie basse e quindi nel prossimo giro faremo un giro di maglie come si presentano. Nel prossimo punto adesso andremo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Adesso nel prossimo giro lavoriamo un giro di maglie come si presentano. Fatto il giro di maglie come si presentano, nel prossimo giro faremo una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Bene, arrivati a questo punto possiamo imbottire la lavorazione. Bene, ho imbottito la mia lavorazione e adesso nel prossimo giro vado a fare 6 diminuzioni consecutive. Adesso chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nella prossima maglia, dopodiché tagliamo il filo e con l'ago chiuderemo il buchino che ci rimane. Dopo aver chiuso il buchino, tiriamo un po', così daremo al cuore una forma un po' appuntita, e adesso con l'ago semplicemente mi sposto qui al centro e vado a chiudere questo buchino con qualche punto di ago. Bene, a questo punto il nostro cuoricino è fatto, non ci resta altro che mettere il gancetto portachiavi.